Oggi parliamo del masochismo e in particolare del masochismo femminile. Prendo spunto per parlarne da una consulenza che mi è capitata di fare recentemente, in cui una donna mi chiedeva di capire come mai era andata a infilarsi in una relazione pericolosa, dolorosa, sgradevole con un uomo che la maltratta. Per una serie di ragioni. Questa donna è perfettamente in grado di capire di quale patologia soffre quest'uomo. Lo sapeva anche il primo giorno in cui l'ha conosciuto, se ne rendeva perfettamente conto, ma ha scelto di iniziare comunque una relazione. E non perché pensava di cambiarlo, no, non perché pensava che sarebbe andato tutto bene. Ma a partire dal fatto che c'erano dei segnali di gentilezza, di attenzione nei suoi confronti, ha pensato che potesse esserci un futuro, ma il futuro che le interessava sapeva benissimo che era un futuro faticoso in cui lui l'avrebbe maltrattata e ci si è infilata lo stesso. Perché? Lei si domanda perché e soprattutto perché ripete questa dinamica più e più volte. Vado sempre a cercarmi delle situazioni del genere, cerco sempre degli uomini così che alla fine mi maltrattano e non capisco questo mio atteggiamento. Dico, ma scusi, non le è mai capitato di avere relazioni diverse? Ah sì, certo, c'era un ragazzo buonissimo che voleva addirittura sposarmi, mi trattava veramente bene, era tutto molto bello, ma sa che c'è, dottore? C'è un problema. Io? Mi annoiavo. Dopo un po' veramente mi appiattivo, non sentivo più nessun interesse. Quindi le situazioni dolorose di maltrattamento la eccitano un pochino. Beh, gli imprevisti mi piacciono, mi piace la vita variegata, mi piace che lui sia sempre diverso da come io desidero. Beh, dico, fin qua non c'è niente di male. Sì, però io provo una sensazione particolare. Quando mi sento un po' maltrattata, quando sento che l'altro mi domina un pochino e fa di me delle cose anche che io non vorrei fare. Dico, ma scusi, quindi come definirebbe queste sue sensazioni? Dico, mi eccitano. Se non ci sono queste sensazioni, io mi annoio. Cerca dei rapporti del genere perché le danno dei picchi di eccitazione. In un certo senso è come se questa donna avesse un po' di dipendenza dal bisogno di sentire una certa eccitazione proprio a livello neurologico. In altri termini, c'è qualcosa di masochistico in lei. Va a cercarsi dei rapporti che la fanno soffrire e le piace così. Freud, in un saggio di 100 anni fa, scriveva: "Ma qual è il problema economico del masochismo?" Questo era proprio il titolo del saggio. E Freud si domandava, ma perché una persona va a cercare delle situazioni che gli fanno del male? Cioè, cosa ci guadagna nel dolore? La stessa domanda che si fa questa donna, ma perché faccio così? La risposta è un pochino nella neurologia, cioè ci guadagni eccitamento, ma questo non basta. Se tu per avere eccitamento hai bisogno di dolore, c'è qualcosa che non va. La signora mi diceva, ma io ho fatto terapia per tanti anni, una psicoterapia che mi dava delle indicazioni su esercizi da fare, su come comportarmi, eccetera. E io le ho risposto, e quindi cosa hai imparato? Ma io non so perché faccio così. Quindi la sua psicoterapia non ha risposto alla domanda perché faccio così? Cosa c'è che non va in me? Le ha suggerito cosa fare e mi sembra di capire che lei non è soddisfatta nei risultati ottenuti. La prima domanda è cosa c'è che non funziona? La seconda domanda è ma è sicura di volersi curare? È sicura di voler guarire da questa situazione? La domanda è seria perché ci vorrà un lavoro e non un lavoro per fare quattro esercizi di comportamento, un lavoro di comprensione di se stessi, anche molto lungo. Tu sei pronta per questo lavoro? Sei pronta per capire
Cosa c'è che tu non vedi in te stessa? Sei pronta per ascoltare quelle parti di ombra, perché in questo caso è veramente una parte un po' nera, eh? Sei pronta ad ascoltare quelle parti nere che ci sono nella tua persona? Perché ti fai del male? È un grande mistero che solo tu puoi affrontare, solo tu puoi rispondere a questa domanda. L'altro ti può accompagnare, senza giudicarti, ovviamente. Allora, qui si tratta di una scelta di voler star bene e star male non possono essere insieme. O stai bene o stai male. Se per star bene devi star male, qualcosa non funziona, sta a te metterlo a posto. Nessuno può farlo al tuo posto, pensaci.